signora e... Eccola, sono qua. Ho fatto tardi. La signora desidera... Un momento, sono appena arrivata e subito che desidero. Desidero essere lasciata in pace. Scusi tanto, signora, faccia un comodo. Quando vuoi mi chiami. Calmati, Teresa, mi sembri un po' nervosa. Oh, un diavolo per capello! Sono sana al calzolaio, quell'asino mi ha fatto le scarpe col tacco alto. Gli ho detto, ma gliele avevo tirate col tacco basso. Dice, non si potevano fare così, dato il modello. Non ci ho visto più, gli ho detto, lei è un perfetto cretino, un imbecille, un asino. Scusa un momento, cameriere? Ma che vuoi da cameriere? Lasciami parlare. Comandi. Ancora niente, volevo soltanto dirvi che quegli insulti di cretino, imbecille, asino che ha detto la signora non sono diretti a me. Ma che c'entri tu? Io parlo del calzolaio! E che può sapere il cameriere che sei mia moglie? Confesso che credevo appunto che quegli insulti fossero rivolti al signore. Dovevi, cara, tu hai questa maldetta abitudine di non precisare quando sei nervosa. Certe volte in pubblico mi fa fare di una tali che vorrei essere sottoterra. Non posso mettermi per la strada a dire ai passanti, sapete... Non l'ha con me. Certe donne, mentre riferiscono i loro litigi, hanno l'abitudine di ripetere le invettive rivolte ad un altro senza precisare a chi erano rivolte, ma anzi come fossero rivolte alla persona a cui raccontano. E come? Anche la moglie! Ma lei riferisce sempre a me. Ma è tutta un'altra cosa. Ah, ma è spiacevole. Ma non ha nulla a che vedere con il caso mio. Andate. Continuo il tuo racconto. Allora, sono andata dal calzolaio e gli ho detto che non ritiravo più le scarpe e che mi restituisse l'anticipo. Sai che cosa mi ha risposto? Non restituisco niente, perché un lavoro già l'ho fatto. Ho perso il lume dagli occhi e gli ho detto, lei è un ricattatore, un ladro! E gli si riviste mia matrice! E continua a ridere col cameriere! Cara, rido con lui per fargli capire che non l'hai con me. E direi che ha un bel sorriso per far capire al signore, e capisco che gli insulti della signora non sono rivolti a lui. Uffa! Quel furfante al casolaio non ne voleva sapere. Allora gli ho detto, adesso ti avete la pigna nella faccia di sale, lei è un ladro! Bellissima! Bellissima! Ma perché continui a ridere stupidamente ancora mentre ti racconto un fatto serio? Dovresti essere indignato, ormai il cameriere ha capito. Cara, rido per far capire anche agli altri dei tavoli vicini che non l'hai con me. A chi vuoi si accorga di noi? Tutti, cara, tutti. Tu non te ne accorgi, ma racconti con una tale demenza che sembra litigi con me. Vedi, si voltano incuriositi. T'hanno sentito dire, lei è un ladro, la faccio arrestare. Tutti credono che il ladro sia io. Il cameriere è l'unico che sai, gentilmente, per farmelo capire, continua a sorridermi a poi il tuo insulto. Ma gli altri sono convinti che tu mi dia del ladro. Ma che c'entri tu? Io parlo del calzolaio. Ma intanto guardi me. Ma non pretenderei che guardi gli altri se sto parlando con te. Ho detto al calzolaio. Forte voce, fai sentire anche la frase, ho detto al calzolaio. Ma io non voglio far sapere i fatti miei a tutti quanti. Ho detto al calzolaio, ma scherzone, imbecille. Hai capito, imbecille? Lo vedi? Si direbbe che l'hai con me. Sfido chiunque a capire che quell'imbecille non è rivolto a me. Ti ho detto che ho detto al calzolaio, imbecille, imbecille. Il primo imbecille è per il calzolaio e il secondo per te, gli ho detto imbecille, imbecille. Come si fa a distinguere? Il secondo imbecille è vocativo e il primo è tra virgolette. Come si fa a capire che ci sono le virgolette quando le parole le senti ma non le vedi scritte? Sì, giusta. Ma si sente dall'intonazione, no? Gli ho detto imbecille, imbecille. E perché non potrebbe essere che tu stessi ripetendo l'imbecille del calzolaio per farmelo capire meglio? Così, gli ho detto imbecille. Imbecille. Ah, io direi, ho capito, non occorre ripetere. Ah, no, perché ripeto, il primo è per calzolaio e il secondo. E per me, va bene, ma allora perché non cambi Giulia? Per non creare confusione, potresti dire, gli ho detto imbecille, cretino. Così imbecille sarebbe per il calzolaio e cretino per me. Perché non avrei potuto dare anche in questo caso al calzolaio sia dell'imbecille che del cretino? No, no, credimi, è tutta una questione di sfumature d'orecchie. Ma sì, va a parlare di queste finezze a un asino. Il calzolaio? No, tu, tornando all'imbecille, chi? Tu! Ah, ormai il calzolaio è tutto una questione, ormai il campo se ne è stretto a me. Sì, perché? No, no, dicevo così per intenderci, anzi, in un certo senso mi fa piacere, perché mi facilita la comprensione. Dunque dicevi? Che sei un imbecille. Sì, a preoccuparti della gente, a credere che tutti devono pensare a te. Che presuntuoso! Per lui non esiste, che lui non si preoccupa che di sé. Io mi azzuffo con la gente e se gliene parlo lui sorride zuzzamente ai circostanti. Si preoccupa di se stesso, pezzo di cretino egoista! Cameriere! Comandi! Chi avete voi da ridere guardandovi? Come ti permettete? Ma rido perché la capisco che capisco.
capisco che le parole della signora non sono rivolte a lei. Ma adesso sono proprio rivolte a me, farete bene a non ridere, insolente. Scusi tanto, il signore stesso mi aveva detto che la signora non l'aveva col signore. E credevo che fosse così, tanto più che adesso le frasi erano tutte in terza persona. No, occupatevi dei fatti vostri. Beh, andiamocene, che cretino! Lo vedi? Precisa, con chi l'hai? Con me, col calzolaio o col cameriere? Con te, con te! Allora va bene. Ah, va bene, per lui che non si occupa più di sé. Dico, razza di ricattatore, ladro! Ma adesso con chi l'hai? Col calzolaio! Pensavo l'avessi ancora con me. Ma che c'entri tu, idiota? Dico, razza di ricattatore, ladro, imbroglione! Ti scongiuro! Sì, in galera! Cameriere! Comandi! Una rivoltella! Carica? Carica! Pronta la rivoltella! Ci sono 12 colpi! A me ne basta uno! È a consumazione, signore! Allora, gli hai detto? Ladro! Truffante! Vigliacco! Assassino! Treba! Ferma, se non sbaglio, mira! Assassino! Con chi ce l'hai? Con me o col calzolaio? Con chi? Con chi?